Buongiorno a tutti, sono Davide Osimo, grazie per avermi invitato alla conferenza di Goblai. Io mi occupo di politica di innovazione, soprattutto per la Commissione europea, ed è in questo contesto che vorrei parlare di Goblai. Vorrei partire da una constatazione. Tutti, molti diciamo, a Bruxelles, come negli altri governi nazionali, si rendono conto che c'è un gap tra quanto è cool, eccitante l'innovazione sul territorio, bottom up, sul web, e quanto sono noiosi e lenti i programmi di innovazione. Questo è un gap che si riflette nelle procedure. Il web innova in un weekend, i programmi di innovazione durano mesi prima che si sappia il risultato di una partecipazione. Si riflette nelle conferenze, le unconference, i barcamp, le conferenze Goblai sono eccitanti, tanto quanto sono noiosi molte delle conferenze governative. Nell'apertura l'innovazione sul web è aperta alla collaborazione, alla reputazione, al coinvolgimento di nuove persone, sempre nuove persone, mentre la maggior parte dei programmi di innovazione governativi sono autoreferenziali, sono i soliti sospetti che partecipano. La buona notizia è che ci si rende conto del problema, cioè i policy maker sono sicuramente consapevoli di questo problema. C'è un grande fermento, c'è sperimentazione. In Europa, per esempio, si sta elaborando adesso un nuovo programma di innovazione che si chiama Horizon 2020, che porta insieme ricerca e innovazione e enfatizza nuovi strumenti bottom-up di ricerca e di innovazione, sia strumenti di ricerca basica che strumenti come i premi, i contest per l'innovazione, quali per esempio il Goblai Award, che strumenti come il procurement della pubblica amministrazione. Un altro tema importante è l'applicazione dell'innovazione non più solo agli obiettivi di crescita economica, ma obiettivi di progresso sociale, quindi come fare innovazione che aiuti a risolvere i problemi dell'Europa, i problemi ambientali, i problemi di aging, di salute e via. Al tempo stesso c'è il movimento del collaborative government anche in Europa, grande attenzione al tema degli open data, al tema dei collaborative government. Io stesso sto lavorando su uno studio che cerca di elaborare delle raccomandazioni per gli stati su come fare e cosa fare per stabilire meccanismi di collaborazione con i cittadini. E questa è la domanda che ci si pone: come fare? Cioè, è chiaro che c'è un gap, è chiaro che ci sono problemi, è chiaro che bisogna cambiare, ma quali nuovi modelli di innovazione e di politica di innovazione a quali nuovi modelli possiamo ispirarci? Beh, Kublai è uno di questi, secondo me. Kublai è un esempio di come fare innovazione coinvolgendo dal basso nuove persone, persone che tipicamente non sono coinvolte in programmi di innovazione. Come fare attività di supporto reciproco, peer-to-peer, per conseguire obiettivi di beneficio pubblico. Kublai è interessante non solo come idea, ma anche come implementazione. È durato diversi anni, è ormai da credo 3 anni che c'è Kublai, è un'eccezione in strumenti di questo tipo bottom-up. Il volume di partecipazione, la qualità di partecipazione sono sicuramente punti forti e punti che Kublai può offrire come riferimento anche a livello europeo. Quali sono i rischi? I rischi, come tutte le innovazioni bottom-up, è che si esaurisca molto rapidamente, tanto rapidamente quanto è cresciuta. Questo di per sé non è un problema, per forza. Kublai, i risultati di Kublai rimangono a prescindere dal fatto che una piattaforma si chiami Kublai o meno. È chiaro che però Kublai è riuscita in una cosa un po' magica, insomma, assemblare tante persone interessanti che hanno questa energia, questa collaborazione. È molto difficile da fare artificialmente, è molto difficile da ricreare. E noi sappiamo bene quanto la pubblica amministrazione, quanto il governo faccia fatica a fare cose buone, ma sia molto efficace nel fare cose negative. Cioè, in altre parole, è difficilissimo costruire una cosa come Kublai, ma è facilissimo distruggerla. E questo è sicuramente un rischio. Secondo me ci sono alcuni spunti di riflessione che Kublai si deve proporre, alcune linee possibili di sviluppo. Una che mi piacerebbe raccomandare è, in qualche modo, il mainstreaming di Kublai, l'espansione ad altri settori. Kublai si potrebbe offrire come una sorta di piattaforma di come fare politiche pubbliche peer-to-peer anche in altri ambiti politici, non solo nell'ambito dello sviluppo locale e della cultura.
In questo senso Kublai deve mantenere due cose chiave: il contatto con l'innovazione bottom-up, con le persone in gamba che siete voi, che tipicamente non vengono ai programmi governativi, e collegamento con il governo, con il finanziamento. Kublai è unico e importante perché fa questo ponte. In questo senso può davvero aiutare a risolvere il gap di cui parlavo all'inizio, come portare insieme un modello top-down con un modello bottom-up. In questo senso deve rimanere comunque collegato al governo. È molto importante questo meccanismo di contatto che si fa poi attraverso le persone, attraverso gli individui nella pubblica amministrazione che sono sensibili ai valori e agli obiettivi di una piattaforma come Kublai. Al tempo stesso bisogna andare più in là, bisogna coinvolgere anche persone che non sono così sensibili, così aperte. Come si fa questo? Attraverso comunicazione sull'impatto di Kublai. Secondo me, non so se sicuramente l'avrete già pensato, non è un'idea originale. Più che una valutazione, io credo che sia importante uno storytelling sulle storie di Kublai, sulle storie dell'innovatore. Può essere un'iniziativa addirittura in crowdsourcing. Raccontate, è stato fatto in Inghilterra sull'open data, raccontateci le vostre storie di come usate l'open data. Beh, raccontateci le vostre storie di come fate, di come usate Kublai e come Kublai vi ha servito. Creare un piccolo video. Io credo che una visualizzazione dinamica, anche con tutte le iniziative in Italia di questo tipo, possa essere efficace a coinvolgere persone che tipicamente non sono invece persone nella pubblica amministrazione, nel governo, che non capiscono e che non sono così sensibili ai valori di Kublai. E questo è molto importante perché una cosa che l'innovazione bottom-up non deve fare è diventare autoreferenziale esattamente come l'innovazione top-down. L'autoreferenzialità è un problema per tutti, per il governo come per gli innovatori. Quindi è sempre utile aprirsi anche a chi non condivide gli stessi valori, ma condivide, se vogliamo, gli stessi obiettivi macro. E quindi queste in fondo sono le mie raccomandazioni, le mie idee per il futuro, ma prima di tutto complimenti a chi ha inventato Kublai, a chi l'ha creato fuori e dentro dalla pubblica amministrazione, complimenti a tutti quelli che in Kublai hanno lavorato l'hanno trasformato in un progetto di successo. Io ho partecipato a diverse attività e sono sempre venuto fuori con molta energia e ho incontrato persone interessanti, quindi grazie anche da parte mia.